Alberto Di Gioia, c'è montagna e montagna, per quanto riguarda l'arco alpino come renderlo più attrattivo? Ma prima di tutto considerare come ogni territorio può offrire le proprie risorse alla popolazione interna e anche alla popolazione esterna e poi in certo senso riunire questa considerazione legata alle risorse con la dotazione di servizi sostanzialmente, tra tutti gli aspetti potremmo considerare la più rilevante. C'è comunque una montagna che funziona e serve però far comunicare le buone pratiche tra zone diverse. Sì, questo è fondamentale ed è un aspetto anche riconosciuto dai nuovi abitanti stessi o da chi vive e lavora direttamente in montagna. Direi che anzi è essenziale saper rendere diciamo compenetrate le esperienze sia geograficamente localizzati in luoghi diversi, sia attinenti a casi di vita differenti, proprio perché in realtà questo è alla base del creare cultura e conoscenze. E chi abita la montagna deve vivere anche in una multifunzionalità. Sì, questo più che a dirlo io lo dicono gli abitanti stessi, in realtà lo direbbe chiunque di noi, perché nessuno di noi sceglierebbe di andare a vivere a meno di pochi eletti in una zona remota, senza servizi, senza attività di comunicazione. Quindi chiunque di noi sceglie di vivere comunque a parità di condizioni con altri, in base alle proprie esigenze di tipo funzionale, quindi legate ad avere un lavoro, e anche ideologiche legate a quello che si pensa della vita. Erwin Durbiano, non è vero insomma che la montagna si sta del tutto spopolando, c'è invece chi è attratto, chi ci viene a vivere, chi sono i nuovi abitanti della montagna? No, non è assolutamente vero che la montagna si sta spopolando e anzi, i dati Istat ci dicono che nel decennio 2001-2011 c'è stato un ripopolamento della montagna, delle Alpi in determinate aree e questo ha comportato a un nuovo fenomeno anche quello dei nuovi abitanti della montagna. La portata di questo fenomeno è ancora tutta da decifrare, però è un fenomeno attualmente in atto che con la crisi da 2009 è andato ad incrementarsi. Per far rimanere la popolazione in montagna, per attrarne di nuova, servono comunque lavoro, servono imprese. Ecco, su quali settori puntare? Sicuramente agricoltura e allevamento costituiscono una buona attrattiva dal punto di vista lavorativo per i nuovi abitanti della montagna, ma ci sono anche casi molto altrettanto interessanti che riguardano per esempio la green economy piuttosto che la ricerca.